Ed eccoci ritornati a una nuova puntata di City Report. Questa settimana abbiamo due ospiti molto importanti e due persone che conoscono veramente bene il territorio. Partendo da sinistra, il consigliere del Municipio 4 di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca. E Buonasera. alla destra, Max Bastoni, consigliere della Lega Nord, impegnato sul territorio, fra l'altro. Buonasera. Una di quelle persone che è venuta con me, insieme anche a Francesco, nelle varie situazioni che tra poco vi faremo vedere. Dove ci troviamo questa settimana? Ci troviamo nel famigerato quadrilatero di Medici del Vascello, Pestagalli, nel Municipio 4, in quel quartiere che sorge a ridosso della ferrovia. Da lì si va anche verso Rogoredo. Infatti, saluto Granelli e la Scavuzzo perché poi vedrete, hanno avuto la brillante idea di aprire questa strada per arrivare fino a Rogoredo, pensando che si risolvano così i problemi. Ma noi, come comitati, come cittadini, come persone, abbiamo tantissimi dubbi se questa può essere la panacea di tutti i mali. Agevolerei il servizio e andiamo. Questo perché. Siamo in via Pestagalli, Medici del Vascello, e vi stiamo documentando insieme al consigliere Francesco Rocca, Paolo Ruscone e Daniele Menti una nuova occupazione che molte persone, diciamo, fanno finta di non vedere, o forse proprio non le vedono, ma in cui succede veramente di tutto. Il nostro Daniele ha appena recuperato una bicicletta, l'immondizia l'avete vista prima. Come va la bicicletta, Dani? Senza lucchetto, senza blocco, il documento quindi qua non serve, la carta di credito qua non serve. Queste biciclette del Comune del Milano le può prendere Quindi le chiunque. chiameremo bici per i clandestini? È per forza. Bene, ma facciamoci una bella passeggiata. Guardate, un quartiere di Milano a pochi passi da Rogoredo. Questo è il famoso campo a rama verticale che abbiamo visitato più volte. Ormai vengono qui dei tour, oltre che le varie emittenti che ci copiano, a vedere questa situazione. Peccato che non volgono il loro sguardo dall'altra parte, dove invece è in corso un'occupazione forse ancora più grossa. Guardate l'ampiezza di questo immobile. Dietro abbiamo il nuovo quartiere che sorgerà, tanto promosso e sponsorizzato dal Comune di Milano, Merezzate. Proseguiamo questa nostra passeggiata, questo reportage con l'attivissimo consigliere del municipio Francesco Rocca. E di fronte troviamo le nuove costruzioni di Cascina Merazzate che vi ha appena fatto vedere Paolo. E qui invece un'altra bella proprietà ampia. Direi che potremmo provare a citofonare, ma non vedo il citofono. Vedo che qui c'è un Ok. cartello. Cos'è che c'è scritto sto cartello, Francesco? Area sottoposta a videosorveglianza, una volta, Per ragioni di Una sicurezza? volta. Andiamo a vedere se le ragioni Si di può sicurezza. entrare. No, andiamo a vedere se le ragioni di sicurezza ci sono ancora. Vai pure. C'è il tombino qui perché sennò si apre molto di più. Come possiamo vedere c'è di tutto qui dentro, sicuramente non è una proprietà abbandonata, troviamo bottiglie, immondizia varia, lattine di birra, guardate lì, troviamo anche un bel micio che è lì sull'angolo. Qui i tombini sono stati tutti aperti, ci sarebbe da dare un'occhiata. Adesso stiamo andando a vedere quello che è accaduto negli ultimi mesi. Quando eravamo entrati qua io e te l'ultima Qua nel volta? mese di ottobre. Ok, siamo a febbraio, guardate cosa è successo nel frattempo. Qui hanno appena provato a spaccare, ma hanno trovato dietro la porta blindata, Sì, per c'era cui un'altra quasi hanno lastra. rinunciato. Qui hanno rinunciato. Questa situazione si è creata perché tolto il vigilante, tolta la guardia giurata, hanno iniziato a occupare questo stabilimento.
stabile, grande stabile. Questo è un ex centro direzionale che funzionava fino a pochi anni fa. Qui c'era, ricordo, l'azienda Xeros nelle vicinanze. Fotocopiatrice? Sì, esatto. Per cui abbiamo interi palazzi completamente abbandonati che sono diventate zone franche. Aggiungiamoci che abbiamo appena visto nelle scorse settimane la questione di Piazza Ferrara, dove due luoghi del degrado, del malaffare, dell'occupazione, con dei vigilantes e una buona sorveglianza messa in sicurezza, hanno tirato fuori tutti i problemi. Tirato fuori non è una parola a caso, non ci sono più lì, ma ci sono fuori, come vedrete prossimamente. Ci inoltriamo ancora, come ci avevano segnalato, questo luogo è diventato un covo per il malaffare. Qua vediamo vari pezzi di che cosa mai saranno. Ops! Consigliere Rocca, do a te l'onore di vedere per primo. Qua sono video poker, slot machine da bar. Quindi avranno anche... Questa per esempio è il Cowboy Revenge, ma avranno anche secondo me un qualcosa che li identifica, magari possiamo fare una buona opera per il proprietario del bar che è stato derubato. Comunque mi sembra di vederne degli altri di lì, andiamo a vedere anche gli altri, magari troviamo qualche targhetta per identificarli. Qua ci abbiamo tutti i dati, guarda qui. Proseguendo il giro per questa proprietà immensa, abbandonata, accessibile con un passo carraio, quindi si può entrare con furgone e qualsiasi tipo di mezzo, abbiamo trovato ancora degli altri video poker con addirittura qui il foglio dell'Agenzia del Demanio. Adesso il nostro Francesco ha già mandato fuori appunto questa per sapere insomma se il proprietario dov'è, insomma cosa è successo, c'è un reato, quindi lo denunciamo subito. Queste addirittura arrivano dal Veneto. Interessante. Da Veneto a Medici del Vasciano. Questi
sono tutti pezzi che vengono lanciati da sopra a quelli che vengono sotto a curiosare o a sorvegliare o a vedere questa proprietà, che non sono conosciuti. Se li puoi riprendere, Paolo, poi se passi anche di qui vedrai i mattoni spaccati per entrare nei piani superiori. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa, e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Lo studio odontoiatrico Masci si trova a due passi da Piazza Duomo e da 30 anni si prende cura della salute dei propri pazienti, offrendo consulenze gratuite e preventivi senza sorprese per ogni tipo di intervento. Da noi troverete i migliori dentisti specializzati in implantologia, ortodonzia invisibile, protesi, sbiancamento, faccette estetiche, terapie laser e cura del sonno. Inoltre sarete affidati allo stesso medico per tutto il periodo di cura. Lo studio Masci è riconosciuto dai principali fondi di assistenza sanitaria e offre pagamenti dilazionati senza interessi. Sono il dottor Masci. Se hai un problema ai denti, chiama subito il numero in sovraimpressione per una consulenza immediata. Ciao a tutti, sono Gabriele Sirtori, in arte e per gli amici Gasi Automobili. Questa è la nostra sede e adesso vi presentiamo alcune delle nostre offerte. Opel Mokka, gennaio 2016, 50.000 km certificati, due proprietari, condizioni ottime interno e esterno, gomme 4Season nuove appena montate, un anno di garanzia in tutta Europa da noi, taglia andata, controllata e revisionata da Gasi, a 13.900 euro. Vieni a trovarci, diventeremo amici. Parola di Gasi. Benvenuti in questo nuovo punto vendita Mondoflex. Siamo nel negozio di Monza. Vogliamo iniziare bene questo nuovo anno con i saldi invernali 2019. Entrate nei nostri negozi, seguite il bollino rosso. Sicuramente troverete l'affare che state cercando. Reti e materassi di nostra produzione scontati del 30, 40, 50% e tantissimi articoli di fine serie o da campionatura con un ulteriore sconto del 20%. Ma non solo, divani letto certificati dall'Istituto Italiano di Qualità scontati del 20%. Poltrone con meccanica italiana certificata detraibili dalla spesa sanitaria scontate del 30%. I saldi Mondoflex sono anche piumini d'oca, leggeri, traspiranti, anallergici, scontati del 20%. Seguite il bollino rosso, i saldi Mondoflex vi aspettano! Questo è il filmato, siamo rientrati appunto dal nostro reportage. Incredibile, io non ho altro da dire, ma non perché li faccia io e segua quello che sono le indicazioni dei cittadini, ma proprio perché mi meraviglio ogni volta di vedere delle situazioni del genere a Milano, una città che si propone per fare gli sport internazionali, il CONI, eccetera. Vabbè. Parto con Francesco Rocca, che è entrato con noi, l'avete sicuramente riconosciuto. Francesco, facci una panoramica insomma della situazione lì e intorno, cosa succede? Sì, lì non ci troviamo in estrema periferia, anche perché a pochi metri, come abbiamo visto dalle immagini, sorgerà un nuovo quartiere con appartamenti anche costosi. Per cui è proprio una cattedrale nel deserto, dove delimitata dalla ferrovia e da questo nuovo quartiere.
comprendendo anche il quartiere Santa Giulia e più avanti il Parco Galli con la stazione dei Carabinieri di Via Zama. Qui appunto, ripeto, non siamo in estrema periferia, però come abbiamo visto si tratta di una zona franca. Assolutamente, tra l'altro poi le prossime settimane vi sorprenderemo perché abbiamo fatto un'altra cosa ancora per chiudere il cerchio e portare un qualcosa di concreto non solo ai politici più attivi e impegnati sul territorio che ci tengono, come queste persone che vedete qua, ma anche a tutti gli altri che paiono come le tre scimmiette, uno non vede, l'altro non sente, e vabbè, lasciamo perdere il resto. Max Bastoni, sei venuto con me in via Pestagalli, anche rischiando di tuo, anche la Lega poi ha partecipato in massa per fare questo presidio, per queste costruzioni. Purtroppo pare tutto inascoltato perché a 100 metri addirittura si è occupato l'ultimo palazzo che era, tra virgolette, sotto controllo. Sì, purtroppo c'è poco da aggiungere se non lo sgomento di fronte a quello che abbiamo visto per l'ennesima volta grazie ai tuoi servizi che fai su Milano. E questa è, non so quante volte siamo andati in quel quartiere, via Pestagalli, Medici del Vascello, ricordiamoci che poca distanza sorge Rogoredo con il suo famoso boschetto della droga. È una parte di città che sembra essere stata dimenticata da questa amministrazione. E forse non solo dall'amministrazione, perché qui c'è anche un discorso legato a questore e prefetto. Insomma, diciamo che purtroppo in quella parte di città è possibile fare di tutto. Incredibile anche quello delle slot machine che vengono portate qui dall'est, dal Veneto, perché abbiamo visto delle slot machine. Scusami Max, è tutto documentato, non c'è finzione, non c'è, no, perché qualcuno magari potrebbe pensare che scherziamo, come il Veneto, eccetera. Sarebbe bello, sarebbe veramente bello che fosse tutto finto e ci fosse finzione, ma noi ci siamo recati più volte. Io stesso posso dire che sono venuto con voi un paio di volte a fare dei sopralluoghi insieme a voi in quegli edifici e devo testimoniare che la situazione è quella che noi vediamo, anche perché non è che possiamo inventarci, lo dimostrano le immagini. Questo è purtroppo un po' il simbolo del fallimento, della mala gestione, dell'incapacità, dell'incuria. C'è una serie con cause che hanno portato quel quartiere ad essere il quartiere forse dell'illegalità più presente in tutta Italia, perché qui c'è di tutto, c'è l'occupazione abusiva, ci sono i campi rom abusivi, c'è il furto, il danneggiamento, tra c'è l'altro il degrado ti anticipo di chi abbandona questi immobili. Abbiamo anche quella famosa moschea abusiva che si è trasferita da via Cosenza, quindi più o meno nella stessa zona. L'altro pomeriggio e due giorni fa abbiamo visto di persona. Abbiamo anche un filmato, forse ve lo mostreremo, poi vi dirò perché. La cosa incredibile è che il comune potrebbe sequestrare questi immobili lasciati al degrado, come glielo permette il regolamento edilizio del comune, e cercare di recuperarli e darli al servizio della società e della città. Questi sono delle aree immense dove si potrebbe fare di tutto, che invece vengono lasciate al totale degrado, all'abbandono, all'occupazione. C'è di tutto lì dentro, droga, rom, furto, c'è di tutto. Documenti falsi, ricettazione. C'è veramente di tutto lì. E ripeto, è una zona che invece andrebbe, visto la vicinanza con Rogoredo, ricordo che da lì, sempre molto vicino, c'è Santa Giulia, un quartiere sul quale le amministrazioni presenti e passate hanno investito molto e sul quale ancora hanno intenzione di investire. Pertanto non so per quale motivo non si voglia intervenire o si fa finta di non sapere, ma penso che a questo punto sia con tutte le documentazioni, che i documenti che hai fatto tu, reali, con riprese insieme anche a forze politiche, c'è stata la Lega, c'è stata Fratelli d'Italia, ci sono stati sicuramente, sono stati avvisati anche le altre forze politiche che governano questa città, però nessuno fa niente. Questo è veramente scandaloso, è il simbolo di una Milano che non è quella che ci fanno vedere
a Striscia la Notizia o che ci parlano i comici che sfilano la domenica insieme al Partito Democratico e insieme a Maiorino. Questa è la Milano. Io vorrei andare da Bisio, che ho sentito famoso comico, che dice sono orgoglioso di Milano, se a vedere questa immagine è ancora orgoglioso di Milano. Io mi vergogno di Milano. No, ma Bisio è uno di quelli che va alle marce, va in queste occasioni, queste celebrazioni del sindaco Beppe Sala, che si dimentica sempre che chi abita a Milano sono i milanesi, sono i cittadini italiani in primis, e invece va a fare un'apologia di un'immigrazione e di altre situazioni. Insomma, abbiamo saputo anche la famosa storia della legge, del decreto Salvini sulla sicurezza, loro hanno intenzione di boicottarlo, ognuno si è trovato una maniera come boicottarlo, il sindaco dei Magistris a Napoli lo fa in una maniera, Orlando in un altro, e il nostro Maiorino... Ma io dico una cosa, è legittimo che ognuno porti avanti la propria posizione e ci mancherebbe anche altro. Noi siamo al governo, abbiamo detto che avremmo fatto alcune cose se fossimo andati al governo e le stiamo facendo. Detto questo, però, queste immagini vanno oltre alle posizioni politiche personali, alle posizioni politiche di ognuno di noi. Qui non si può permettere che una città come Milano, che ha, come dicevi tu giustamente, la presunzione di voler e anche la progettualità di voler avere un ruolo internazionale a livello delle grandi metropoli europee e non solo europee, chiediamo con grande forza, lo chiediamo non solo come milanesi ma anche come cittadini lombardi, che per esempio le Olimpiadi vengano portate a Milano insieme a Cortina. Abbiamo chiesto e vogliamo che per esempio ricordiamo come a Milano verranno costruite delle grandissime strutture sociosanitarie e di ricerca nella ex area Expo, che è stato un altissimo momento importante per la nostra città. E poi lasciamo che i nostri quartieri finiscano in queste condizioni. Secondo me è inaccettabile, è veramente inaccettabile, e non riesco a capire come chi ci governa faccia finta di non vederlo e si faccia bello di fronte a quelle cose che sicuramente Milano ha, che funzionano e che però non possono essere l'unica, chi amministra non può solo guardare quelle cose lì, chi amministra deve risolvere questi problemi. Ecco, mi aggancio appunto al tuo discorso sulle Olimpiadi. Non è questa la puntata, ma io vi faccio un paio di domande. Mercato comunale del QT8, Pala Lido, punto di domanda. Sul Pala Lido ne avremmo da dire, eh? Ma ancora devono inaugurarlo, ci sarà da ridere prossimamente per l'inaugurazione del Pala Lido. Francesco, invece, torniamo al municipio 4. Allora, la situazione ormai credo che sia chiara a tutti voi del municipio, che è questa. Voi cosa avete fatto col comune? Avete segnalato questa situazione, l'illuminazione, al di là dei palazzi, l'illuminazione, le buche, la strada è praticamente inagibile, sembra Beirut. No, noi siamo partiti da luglio 2016, quindi dopo le elezioni, a fare le segnalazioni, perché è uno dei quartieri più degradati, ma non solo del municipio 4, di tutta la città di Milano. Quindi abbiamo provveduto a fare delle segnalazioni mirate tramite documenti del municipio, sia all'assessorato alla sicurezza del Comune di Milano, sia alle forze dell'ordine del territorio, per poi andare dal prefetto e dal questore. Perché, come dicevamo... Ci ha dato il presidente, giusto, dal prefetto e dal questore? Il nostro presidente, sì, il presidente Basti, è stato recentemente anche dal questore. È un continuo fare segnalazioni appunto specifiche e mirate. La cosa appunto che fa strano è che il sindaco, che aveva esordito in campagna elettorale dicendo che lui ha un'ossessione per le periferie, qui non c'è mai stato, ma non solo lui, ma tutta la giunta che governa la città. L'abbiamo visto all'Ortica, che è stato sì in un quartiere periferico, ma in un circolo del PD, in un circolo del Partito Democratico, però in queste situazioni fa ancora fatica a visitare. Ecco. Si fa fatica a non avere un proprio pensiero quando si vedono queste situazioni, e venendo dai comitati come vengo io. Ma il discorso del, appunto, di via Medici del Vascello, via Pestagalli, si lega anche al fatto che alcune attività sono ancora presenti, c'è chi resiste, qualche imprenditore che paga le tasse, lavora e cerca di portare lustro
alla nostra città con varie attività, tra cui il fioraio, l'estetista, eccetera. Ma come si fa a lavorare in questa maniera? Ma è possibile che dobbiamo aspettare che la città di Milano venga scelta per le Olimpiadi, come mi è stato paventato, per partire con delle riqualificazioni? Cioè, perché se non si vincono le Olimpiadi, le riqualificazioni non si fanno, si lascia il territorio abbandonato e degradato così. È una cosa veramente allucinante. Cioè, non abbiamo parole, non sappiamo cosa dire. Vi faccio l'ultima domanda prima di vedere l'interno, perché l'interno è sconvolgente ancora più del solito. Max, tu sei intervenuto con tutto il partito in questa situazione, ma il questore, il prefetto, lasciamo stare la parte politica, che quella è un po' confusa, diciamo così, ma... Ma questore politico e questore e prefetto probabilmente si attendono che vi siano delle ordinanze da parte del sindaco che non avvengono. Sicuramente da parte delle forze dell'ordine c'è stato anche lì una sorta di soprassediamo la questione, lasciamoli fare. Poi quale sia la strategia delle forze dell'ordine onestamente non lo so. Dal punto di vista politico, ripeto, il Comune di Milano ha i mezzi per poter sequestrare questi terreni, questi immobili e rimetterli a disposizione della società, intesa come servizio alla città e non più come un disservizio addirittura lì ci sono alcune aziende che ancora sopravvivono ma che hanno una difficoltà enorme. Potete immaginare come possono vivere gli imprenditori che hanno magazzini, hanno uffici, hanno quindi anche dei clienti che magari arrivano da fuori Milano e magari dal resto d'Europa e si vedono arrivare magari in un'azienda che vive a pochi metri, a poche centinaia di metri da campi rom o da situazioni come quelle che abbiamo visto. Certo, un biglietto da visita sia per gli imprenditori che per diciamo la città. Diciamo che non è certo facile la questione. Pertanto noi ripetiamo, la questione è soprattutto politica, cioè la volontà di lasciare un quartiere completamente nelle mani della criminalità e della malavita che la fa da padrone, che non sa che lì non ci sono regole, lì tutto è permesso, addirittura portare le slot machine che sono state derubate da magari attività commerciali che sono addirittura in Veneto o in Friuli. Cioè, e non solo, mi sembra l'assurdo. Poi vedrete il filmato interno, è pure peggio. È stata risolta una situazione in zona, quelle persone che stavano nella ex moschea abusiva si sono solo trasferite di un paio di centinaia di metri, un chilometro. Ma ti volevo chiedere, Francesco, secondo te questo nuovo quartiere di Abitare Merazzate, adesso me ne assumo io la responsabilità, ha senso in un contesto del genere? A 50 metri di distanza dalla situazione che abbiamo visto non ha senso, perché prima da riqualificare tutto intorno, creando anche le infrastrutture ad hoc per un nuovo quartiere, tra l'altro con appartamenti che hanno un costo comunque elevato. Sorgerà anche una scuola media. È stato già venduto il primo lotto di questo quartiere in costruzione. Quello che dispiace e quello che dovremo poi fare con i futuri residenti è battagliare, segnalare la situazione ancora, fino a quando non verrà proprio presa una decisione da parte del Comune di Milano, che ora ha proprio la volontà a lasciare lì le cose come Io sono. Io faccio l'avvocato del diavolo, ho visto il sito internet, ho visto la presentazione quando Beppe Sala è andato a presentare questo nuovo cantiere. Andate a vedere il sito internet Abitare Merazzate, di sicuro non vedete nelle foto, nei plastici, nelle ricostruzioni la situazione che vi trovate a 30 metri. Io qualche dubbio me lo farei sul fatto che magari chi ha comprato magari non era pienamente cosciente del contesto. Comunque andiamo avanti, pubblicità e seguiteci. Ah, ma si vede il plastico. Veloce, vai, Tony, Tony fa fina.
Quando le emozioni si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina da oltre 20 anni è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, vieni, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Vuoi dare una seconda vita alla tua pelle? Affidati alla linfa di vite e all'acqua biologica di kiwi, contenute nei cosmetici di Ardex, che doneranno splendore e giovinezza al tuo incarnato. Pensati per offrire un'alternativa naturale alla cura del viso, sono ipoallergenici e privi di sostanze tossiche. La linea 51.3 di Ardex propone un siero viso anti-age, una crema idratante e un gel contorno occhi per le esigenze di ogni pelle. Con la loro texture setosa e fresca fragranza, sono adatti a uomini e donne. I cosmetici sono disponibili sul sito ardexshop.com e se desiderate un consiglio dagli esperti di bellezza, chiamate il numero verde 800 035 190. Hiro è l'innovativo materasso memory made in Italy, realizzato in schiume di poliuretano con 4 strati a portanza differenziata per garantire il miglior benessere al tuo sonno. Hiro è completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice. Hiro lo compri solo online e te lo portiamo direttamente a casa. Dormici sopra 4 mesi. Se ci ripensi, ti rimborsiamo. Sarà un anno incredibile le nostre concessionarie Messa. Vivremo insieme tantissime novità marchiate Renault e Dacia. A Monza di Mercate, Messa e concessionaria Renault e Dacia, presso i 2 eleganti showroom, è possibile conoscere l'intera gamma di vetture e veicoli commerciali, le auto elettriche, ma anche la vasta disponibilità di vetture chilometri zero con 5 anni di garanzia e le aziendali con garanzia fino a 4 anni. Messa dispone ovviamente di tantissime vetture usate, revisionate e garantite e di 2 officine super attrezzate per tutti i tipi di manutenzione, per i tagliandi e per la sostituzione dei pneumatici. Per la tua Renault Dacia nuova, chilometro zero aziendale e usato dalle migliori marche, ti aspettiamo da Messa, concessionaria Monza e Vimercate. Parlando di Via Medici del Vascello 40, la ex Xerox, siamo sempre con Francesco Rocca e Massimiliano Bastoni e adesso vi portiamo a vedere l'interno. L'interno, cosa dire dell'interno? Guardate le immagini che dicono già abbastanza. Andiamo. Bene, cari amici che ci seguite, siamo entrati in questo palazzo che è stato scassato per permettere l'ingresso. Guardate cosa troviamo, birre, pannelli, bottiglie d'acqua. Sicuramente troveremo qualche occupante, siamo qui con Francesco Rocca. La proprietà è immensa, quindi facciamo una panoramica. Bagni a destra. Stiamo facendo il giro appunto per farvi vedere cosa succede in questo palazzo dei miei amici di Vascello. Guardate, scusami, vieni qui. Un altro muro interno è stato abbattuto per permettere l'ingresso di queste persone abitando qui abusivamente e facendo il loro malaffare, la loro criminalità. Questa è ampia, ci deve essere qualche altro passaggio.
Guarda cosa c'è qui, aspetta. Guardate qui cosa c'è. Francesco, vogliamo aprire, che è pesante sta cosa. Eh? Apri pure tu. Qua è bella pesante, ragazzi. Tutto rame. Ah sì? Scusate, non per essere cattivo, ma sicuramente è proveniente di un furto. Attrezzatura da scasso. Guarda qua, scusami se te la passo anche a te. C'è tutta attrezzatura da scasso. Guardate qua. Tenaglie, guanti. Succede a 50 metri da un quartiere, da un nuovo quartiere, così sponsorizzato dalla Comune di Milano. E aggiungo. Questa è la volontà di tenere. Sì, no. E vorrei aggiungere anche una cosa, ma tutta questa gente che va fuori a fare i reportage, ma ci entra veramente nei posti o fa vedere solo quello che già è apparso prima o che qualcuno gli ha detto su Facebook? Cioè, questa roba qui? I video poker fuori? Sono cose normali? I muri bucati in questa maniera per ingressare? Dai, andiamo avanti. Che spettacolo, inquietante e da paura. We'll be right back.
In ogni piano, come potete vedere, è stato fatto un buco. Qui siamo quanti piani? Oltre i 6? Sì. Ok, proseguiamo, andiamo avanti. Guardate cosa abbiamo trovato qui in questa stanza con prodotti per la vendita pari a San Donato, perché c'è il cartello, bei bastoni acuminati. Questo è uno sfollagente, un tonfa artigianale. Buttiamo via, non vanno lasciate queste cose in giro.
Terminato il reportage oggi da Via Medici del Vascello, il nuovo palazzo, quello che ancora non aveva visto, o forse non, qualcuno fa finta di non accorgersi, da dentro a fuori, insieme a Francesco Rocca, Daniele Menti, seguiteci prossimamente su City Report, la 6 TV. Andiamo avanti. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo, sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa, e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No, per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC, progettata per te. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di Via Dante, ci siamo trasferiti in via Govone 68, angolo via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal toupé alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari. Giulio? 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 Anche voi fate fatica a sentire le voci e i suoni intorno a voi? Con l'età può capitare. Entrate in uno dei centri Senti Chiaro oppure chiamate per prenotare una prova gratuita a casa vostra. Sì, perché veniamo noi da voi, gratuitamente, per farvi provare Basic Pro, un amplificatore acustico che vi aiuterà a sentire meglio a partire da soli 149 euro. Sentirete meglio i suoni che vi circondano, le parole di chi vi sta vicino, sentirete la televisione senza disturbare con un volume eccessivo, ritroverete il piacere di stare in compagnia. Chiamate per sapere dov'è il centro Senti Chiaro più vicino a voi e ricordate, se volete veniamo noi da voi. Non vi costa nulla. La nostra missione è quella di far sentire tutti al prezzo giusto. Senti Chiaro. Senti meglio. Rientro, avete visto il filmato appunto di quello che succede all'interno, diverse situazioni variegate. Fra l'altro vi anticipo che una buona parte dei musulmani che stavano in quella struttura appunto vicino a Piazzale Cuoco, via Cosenza, si sono trasferiti lì, li abbiamo visti in questi giorni. Avvisati da chi non si sa che ci fosse questo spazio disponibile, qualche idea mi è venuta vedendo le scritte. Max, ti lascio il commento del filmato, insomma, hai visto quello che abbiamo trovato all'interno? Un vero peccato anche perché lì appunto sta sorgendo questo nuovo quartiere Merazzate e quindi le persone che acquistano, io non voglio creare del panico, voglio creare del terrorismo psicologico, però le persone che vanno lì e comprano casa a pochi metri vedono questa situazione. Questo è un fatto, ripeto, gravissimo, che in una città come Milano non si cerchi di porre perlomeno fine a questa situazione. Lì c'è appunto questo investimento, ma che non è solo un investimento del comune e dell'amministrazione, ma è un investimento di alcune persone che magari vogliono comprarsi una casa e che si aspettano di trovarsi qualcosa di differente rispetto a quello che in realtà è. E qui bisogna intervenire col pugno forte, non bisogna farsi intimorire. Io ho recentemente partecipato a un dibattito
televisivo dove c'era un esponente del PD che mi diceva: gli sgomberi non sono la soluzione, perché poi queste persone dove vanno? Allora, innanzitutto iniziamo a ripristinare l'ordine là dove deve essere ripristinato, e iniziamo a lanciare un messaggio che nel nostro paese, nelle nostre città, non si può più occupare abusivamente, non ci possono essere più tendopoli piuttosto che immobili occupati completamente, campi rom abusivi, ecco, tutte queste situazioni non ci devono essere più. Anche perché queste situazioni, scusami Max, col disagio abitativo poco hanno a che fare, queste sono vere e proprie covi di criminali, ricettacolo di refurtiva. La teoria, diciamo, la teoria così dei cosiddetti buonisti è: ma queste persone dove vanno? Da qualche parte le dovremmo mettere. Beh, iniziamo a dire che queste persone, che molte delle quali secondo me vivono nell'illegalità più completa, perché quando vediamo slot machine sradicate, quando vediamo siringhe, quando vediamo materiale per lo scasso, quando vediamo tutto quello che abbiamo visto, evidentemente non sono persone alle quali noi dobbiamo pensare per dargli un'abitazione, semmai dobbiamo pensare in quale carcere metterli. Perché da quello che si è visto non mi sembra che ci fossero delle persone che la mattina si alzano per andare a lavorare, no? Sono delle persone che probabilmente vivono nella totale illegalità. Dietro a questa situazione probabilmente c'è spaccio di droga, c'è refurtiva, c'è criminalità, micro e macro criminalità, ci sono rom abusivi, c'è una serie di situazioni che comunque non c'entrano nulla con la legalità. Quindi iniziamo a ripristinare la legalità. Per noi, per la nostra città, per i nostri concittadini e per chi ha deciso magari di investire i propri risparmi e andare a vivere nel quartiere che sta sorgendo a pochi metri da quello che abbiamo visto. E che purtroppo si è fatta abbindolare magari dal fatto che il nostro sindaco è andato per la presentazione del cantiere. Personalmente non avrei comprato solo per quello, dove c'è sala non c'è molto altro. Comunque, Francesco, allora ti faccio invece una statistica di numeri. 6 immobili da 6 a 8 piani, tutti quanti abbandonati, tutti quanti indipendenti, dall'ex intendenza di finanza, la Xerox, eccetera, eccetera. Io ho conteggiato nelle mie varie visite, in cui c'era anche Max, all'incirca un 400 persone non censite, non controllate da nessuno. Sì, quello che dicono i cosiddetti buonisti di sinistra sono migranti. Parliamoci chiaro, si tratta di clandestini che lì non hanno un'esigenza abitativa, lì vanno per nascondersi. E oltre a quello dobbiamo anche segnalare la presenza di carovane di nomadi. Questi nomadi sono italiani che arrivano dalla Sicilia, costantemente occupano le strade di Via Medici del Vascello e Via Pestagalli. Tutte le settimane, non solo il municipio 4, ma anche i residenti che vivono lì, lo segnalano alla polizia locale e all'assessorato alla sicurezza del comune di Milano. E costantemente abbiamo questa ulteriore occupazione. Fra l'altro, aggiungo a questo discorso, siccome molti comitati di varie zone di Milano mi comunicano, mi mandano le foto, poi vado anche a vedere, gli stessi sono quelli che si trovano dietro via Calchitaeggi, quindi il carcere Beccaria, sono gli stessi che troviamo in Forze Armate, sono gli stessi che troviamo in via Casasco a Lambrate, fanno il tour, sono itineranti, si fanno i loro vari giri, quindi non è neanche una novità. Ci chiediamo come mai il DASPO, sta città, non venga applicato, perché si impegni tanti fondi e tanto tempo per fare le marce per i migranti pseudotali, quello che sono, mentre invece per i cittadini italiani non c'è mai nulla. È una cosa veramente... Anche perché non li ho mai visti così coesi e compatti contro lo spaccio della droga, contro queste situazioni, piuttosto che contro la disoccupazione. Li vedo coesi e compatti quando c'è da fare le marce pro immigrazione incontrollata, o c'è da fare le tavolate come quelle sponsorizzate dall'assessore Maiorino. Poi, fra l'altro, vi ricordo che sapete che noi abbiamo un contatto diretto con l'associazione Protetto di Fernando Barone Morena Galimberti, che saluto. Abbiamo cittadini italiani che dormono per strada, dormono in macchina, con tutti questi spazi. Cioè, una riconversione di questi spazi in qualcosa di utile, non è un qualcosa di superfluo, è necessario in questo momento di crisi, comunque con l'economia che non va e anche col lavoro che ancora non ha ripreso, insomma, la sua situazione. Invece nulla di tutto ciò. Sentiamo sempre parlare di alloggiamenti per LGBT, sì, quello vediamo, sinceramente, non vediamo altro. Le richieste dei profughi, che poi la maggior parte, come diceva lui, sono clandestini, per gli italiani non c'è mai nulla. Beppe Sala, lo so che ci vedi, cioè.
c'è un limite anche alla decenza, stiamo veramente oltrepassando. Adesso magari Zingaretti, nome una garanzia, procederà al meglio. Non l'attore. L'attore era anche bravo. Max, ti faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo la trasmissione, in quanto abbiamo, penso, detto il necessario per questa situazione. Questo quartiere si trova nel Municipio 4, Municipio 4 è un municipio di centrodestra. E il senso della questione è questo: anche un municipio molto attivo, impegnato e volenteroso, se non gli vengono dati i poteri. Certo, questo è evidente che un municipio ha poche responsabilità su situazioni come questa. Il municipio ha poche deleghe, ha poche funzioni che gli sono state decentrate quando è stato deciso di creare questo nuovo regolamento sul decentramento a Milano. I municipi invece, noi pensiamo che i municipi a Milano equivalgono a vere e proprie città, cioè un municipio è intorno ai 100.000 abitanti a Milano, ecco, pertanto stiamo parlando di, non di un quartiere di Milano, ma stiamo parlando di veri e propri realtà grandi, quindi secondo noi dovrebbero avere più potere innanzitutto sul discorso legato alla sicurezza e sulla messa in sicurezza soprattutto di terreni immobili che rimangono e esistono all'interno di quei municipi, perché poi, come oltre al Municipio 4, ce ne sono anche altre di realtà tristemente famose come quella di via Pestagalli. Queste sono eredità comunque di 30 anni, non sono sì, cose nuove. Poi, dopodiché è ovvio che di fronte a un perbenismo, a un bonismo, a un lasciamo correre, meglio che sappiamo dove sono piuttosto che scorrazzino in giro, io invece ritengo che noi dobbiamo fare in modo che queste persone non abbiano più luoghi sicuri dove andare, che sappiano che a Milano non si può più tranquillamente trovare un posto dove dormire, dove fare i propri affari, che a Milano c'è la sicurezza e a Milano è difficile sopravvivere in quelle condizioni, perché noi combattiamo quel tipo di condizioni. Purtroppo c'è un'amministrazione, come avete detto anche voi, che è governata da personaggi come l'assessore alle famiglie o il sindaco Sala, che preferiscono fare della propaganda spiccia, sfilare, utilizzare queste le loro posizioni per dare vicinanza agli immigrati, ai poveri, perché tutte cose, per carità, nobilissime, che anche noi siamo vicino alle persone che sono in difficoltà, però innanzitutto noi diciamo, pensiamo alle persone che vogliono vivere nelle regole, ai nostri concittadini, a chi qui c'è nato, è cresciuto e ha contribuito a far crescere la nostra città e che in questo momento magari è costretto a vivere per esempio in una macchina. Io conosco un padre separato che per anni ha dormito in una macchina, all'interno di una macchina, perché nessuno lo aiutava, perché non era in grado di mantenere la famiglia dalla quale si era separato e un affitto per sé, e ha dormito in macchina. E non c'è stato assessore Maiorino, sindaco Sala, servizi sociali, nessuno che ha fatto nulla. Ecco, queste sono le situazioni che noi dobbiamo aiutare. Le situazioni come quelle che abbiamo visto dobbiamo spazzarle via, perché deve ritornare la legalità nella nostra città. Francesco, per questa situazione qui cosa farai prossimamente col municipio? Di nuovo segnalazioni ancora più mirate e specifiche, poi la cosa da fare è proprio contattare le varie proprietà per dire: signori, che cosa facciamo in questo intero quartiere, visto che il Comune di Milano ad oggi sembrerebbe che non abbia fatto nulla. L'unico intervento che vuole fare su segnalazione di diversi residenti eccetera è stata l'apertura della stradina per arrivare fino in piazza a Rogoredo, quei 50 metri che mancano dietro. Secondo te, che sei della zona e conosci bene il polso, basteranno per... Non va a risolvere né a ridurre il problema. Bene, allora saranno contenti tutti quanti quelli che speravano che questa cosa potesse dargli un sollievo. Per oggi vi salutiamo, chiudiamo qui questa puntata, avete il numero di telefono e la mail cityreportme@gmail.com, se volete segnalarci qualcosa, qualche approfondimento o qualche sopralluogo, noi ci siamo, veniamo con voi. Alla prossima.